Buonasera amici di YouTube. E vedo che il Vitiello si sta divertendo a spammare Huerto S Player. Ma oggi andiamo a chiudere i cosetti video sulla difesa. Ne avevo promessi due e due ne vedremo. Quindi questo è il secondo. Allora, nel primo avevo parlato della scelta dei quintetti, della difesa sul pick and roll, che è il mio forte. E soprattutto, per quanto riguarda Next Gen, abbiamo anche detto cosa è worth o cosa non è worth difendere. Ora, in questo secondo video andremo a analizzare invece le cose più tossiche del My Team per quanto riguarda invece la difesa a tutto campo, tutta questa storia qui. Quindi andremo a centrare il nostro discorso in tre filoni. Il primo, cosiddetto intercetti o bait, ossia la posizione da prendere in campo giuste nel caso in cui il vostro avversario non sia molto sveglio nei passaggi, che ci introduce poi nella seconda parte del video in cui li chiameremo i cosiddetti passaggi da polletto, quelli che probabilmente dovete evitare. Cioè delle clip in cui Dante baita in maniera clamorosa il suo avversario gli consegna la palla senza che lui prema niente, a volte proprio in intercetto sia post e pre-patch. E nell'ultima parte andremo a trattare invece come posizionarsi, diciamo, in full press, che è poi il concetto generale della difesa a tutto campo, è quello che poi è quello che dà più fastidio alla maggior parte dei giocatori. Quindi queste sono le tre linee, diciamo, guida che andremo a vivere in questo video. Quindi ho delle clip pronte, fresche fresche, da farvi vedere. Allora, iniziamo dal concetto generale. Dante gioca full press tutta la partita. Quindi questo che significa? Che state costantemente in pressione sul vostro avversario a tutto campo, tutti i quattro quarti. Questo che significa? Che il player medio una situazione del genere non la regge per 20 minuti. Quindi è una cosa, è una scelta estrema, cosa che io non condivido. Però è una cosa che alla lunga comunque logora chi non ha chiari passaggi da fare. Mai vi rimando al video sull'attacco, che se voi gestite quelle possessi come gestisco io, la full press la riuscite comunque a attaccare. Ma se non avete chiaro dove andare con i giocatori, full press piate solo steal e quitta dal secondo quarto. Quindi come vedete la posizione dei giocatori di Dante è in full press, vedete un lamelo, e già durante la rimessa, come vedete, ci sta Davis, che è molto utile in full press. Vedo un Kirilenko, un lamelo comunque ben posizionati. Quindi questa è la situazione di full press. Ora, come vedete, Dante non è assolutamente un ball, perché vi copre già il primo passaggio. In questo caso al buon, non so chi è il ragazzo che sta giocando, però copre il primo passaggio. Andiamo avanti. Prova la spammata, nel senso, magari la passava a Kirilenko, gli aveva stilata, però non gliela passata. È stato bravo qua in questo caso il povero Gabrix, che gioca con lui un sacco di volte, quindi in questo caso non si è fatto fregare. Il problema quale succede però? Gli lancia addosso la melo. Lo vedete? Gli ha lanciato la mela e si fida ciecamente della CPU di Siakam, che comunque è molto molto aggressiva, come dicevo io, no? Già scelto i giocatori. Quindi lui già sta in bait con Russell. Andiamo avanti. Eccoci qua. Ecco il bait. Gli ha baitato a 45 il giocatore, quindi qui Gabrix teoricamente dovrebbe fermare il palleggio e darla in angolo, perché sta partendo Dante. Ma no, non lo fa, perché è sotto pressione e infatti c'è la steal. Eccola là. Questa è la prima situazione. Subito vi fa vedere che quando c'è un bait probabilmente c'è anche un intercetto. Quindi qua bravo Dante. Questo è un ragazzo che gioca comunque, sa giocare questo Unjust Raid. Di nuovo crea un pick and roll. Dante sta su Antetokounmpo chiaramente. Li copre chiaramente l'entrata verso destra e come vedrete molla Kobe e sta già su il buon Durant. Cosa succede qui? Lo vedete la posizione per l'intercetto? Quando il giocatore prende il fondo, è poco intelligente andarla a rincorrere, perché sicuramente cercherà un passaggio fuori. Quindi chiaramente buon Dante si mette fuori. Questa è una situazione di full vantaggio per la difesa, perché ha gestito male l'attacco, spaziature pessime. Quindi qui sicuramente non andrà a succedere qualcosa di buono per l'avversario, già lo so. E infatti che cosa fa? Il passaggio cosiddetto, l'unico passaggio che ha visto, perché non ha visto neanche Payton, mi sembra che Payton quello su 45, quindi arriva la steal. Cioè neanche
ha dovuto premere, secondo me, qua. Manca dovuto selezionare Leonard. È andato dritto, intanto sapeva che la dava in angolo. Questo è così tobeta. Ha baitato il buon pitone. Unlucky, rubata. Sempre la full press, come vedete, molto aggressivo. C'è Garnett che già sta correndo indietro. Ha già cambiato, sta su Klay Thompson, gli sta baitando Kobe. E li copre il passaggio a Giannis. Cosa fa lui adesso? Si impanica. Si impanica di brutto. Va avanti. E fa l'errore. Che senso ha dare quella palla a Kobe? Nessuno, perché? Perché stava da solo, la va elusa la CPU. Cioè Penny era rimasto indietro. Questo passaggio non ha senso. Però che si becca l'intercetto, perché già Dante già stava su Giannis. Percetto, easy. Allora, raga, la seconda parte del video. La seconda parte del video andiamo a vedere delle clip in cui diciamo ci sono dei passaggi marci baitatissimi, facili da intercettare per chiunque. Quindi se vedete un avversario che fa quel tipo di passaggio, vi faccio vedere esattamente dove vi dovete mettere con il vostro giocatore. Allora, come vedete, no? Solita full press. Lui è spaventato dalla presenza di Kobe. Cioè, questa rinuncia della posizione difensiva è una cosa che è molto rischiosa tutta la partita, secondo me. Però contro questo avversario che stava perdendo di 22, probabilmente ha funzionato di brutto. Infatti, guardate, penso che sia stata l'ennesima rubata in questo. Guardate i turnovers. 17 turnovers. 11 turnovers per l'avversario a 4. Quindi questo è uno che gli ha regalato la palla durante la partita e questa è un'altra. Easy. Vediamo un po' che succede qui. Vabbè, questo, cioè, qua proprio veramente, qua è proprio pollo. È un pollo. Cioè lui è partito dall'idea che doveva per forza passargliela a al buon, chi è in questo caso? Voleva tirare da 3. Cioè lui, nonostante vedesse che sotto è libero, lui per forza la dà lì. Questo è una rubata. Questo non è da commentare. Cioè questo è errore dell'attacco. E Dante sta lì, sempre pronto. Vabbè, solita situazione full press, come vedete. Questa, chi minchia è questo? Qua c'è addirittura già Malone in campo. Vediamo un po'. Allora, prima situazione. Pessimo passaggio per Collins in zona centrale. Per me non era un buon passaggio. Secondo me la doveva dare a Garnett, che stava molto più libero. Quindi primo, qua già non arriva la steal per pura fortuna. Pura fortuna non arriva la steal. E Dante cosa fa? Continua la rotazione. Gli manda forse un raddoppio con Giannis e non so chi cazzo è Kobe. Eccolo lì. Panic pass totale. Invece di dargliela a Francis, che stava lì vicino a ricominciare, va in confusione per questo, per questa situazione che vi dico, no? Della full press. Dante ormai già sta lì. Questo è un intercetto, già da qua si vede. Easy. Cioè, qua proprio, già qui sappiamo che arriverà. Cioè, questo è un passaggio proprio da pollo. Cioè, tu non puoi fare un passaggio di questo tipo. Assolutamente no. Prendi la steal. Tacchete. Perfect. Chiudiamo il tutto con il raddoppio improvviso. Quindi penso di aver detto tutto sulla difesa. Se ne sono andati tutti, giustamente. Io ve l'avevo detto. Quelli che sono rimasti, spero che il contenuto sia piaciuto. E questo va a chiudere i due video. E se ribecchiamo alla prossima. Quindi belli ragazzi, arrivederci.